Se il numero di clienti che tu puoi ospitare è talmente inferiore rispetto allo standard per il quale tu hai creato la tua azienda con un certo numero di dipendenti, tu ti trovi sbilanciato nei costi e questo sicuramente avverrà, mica per colpa di nessuno, però bisogna tenerne conto. Quindi questo cosa significa? Che la ripresa dalla fase 2 in poi bisogna passare alla fase 3 perché poi da giugno si passerà a una fase 3. Presumo quando si apre tutto. In quella fase sarà una fase lunga e lenta. Affronteremo una stagione molto con delle forti limitazioni, dove ognuno di noi, ogni imprenditore dovrà fare i conti se gli converrà aprire o meno, perché non tutti li apriranno, penso. La ristorazione, oltre che un momento di buona cucina, per le persone è un momento di convivialità, sono tanti, no? Per cui si va al ristorante per socializzare, per stare insieme. E oggi come oggi questo ovviamente non potrà più accadere. Una riflessione che mi viene da fare è questa: noi alle Cinque Terre in questi ultimi anni abbiamo accusato molto spesso una pressione antropica eccessiva. Madre Natura in questo momento ci sta facendo questo, ci sta dando questo assist, ci sta dando la possibilità di provare a gestire un nuovo tipo di turismo, no? Minori arrivi, quindi ci sarà un arrivi molto più rarefatti all'interno delle Cinque Terre. Perché allora non possiamo pensare di cogliere questa occasione per innalzare anche la qualità dell'accoglienza, con numeri anche più ridotti di arrivi, cercare di innalzare la qualità dell'accoglienza, cercare di indirizzare anche a una nuova riscoperta dell'identità dei luoghi, dell'anima dei luoghi. Io sono ottimista di natura, in questa fase è molto difficile esserlo perché vedo veramente molta disperazione. È chiaro che diciamo che noi ci siamo. Io esorto tutti i miei colleghi amministratori veramente a stare vicino, lo fanno già, per non voler dirlo, ma lo voglio ancora sottolineare, a stare vicino alle esigenze dei cittadini, alle esigenze degli operatori economici, perché è molto importante non farli sentire abbandonati. Chiaramente non posso dire che noi risolveremo i loro problemi, perché purtroppo anche noi stessi, per aiutare loro, dobbiamo essere aiutati in qualità di amministratori comunali, in qualità di comuni.